Per esempio, vedi, l'altro giorno sono venuto da Dresden, in Germania, questi sono di guaglia. Uno si chiama Sofia e Sebastiano, una coppia dall'acqua sempre direttamente dall'Olanda, perché qua olandese ne arrivano tanto. E arrivano ieri sera ci ha tenuto anche Trieste, che io sono stato in Friuli, sono stato più di 3 anni, allora aveva parlato, aveva chiariato. Vi posso fare una domanda? Qua non si dicono fesserie, Giuseppe Spagnolo, unico libro abusivo e speciale, scritto. Che cosa vi chiedono quando vengono? La cosa proprio che vi chiedono sempre, che è la domanda più scontata che diciamo che vi possono fare. La domanda scontata è come mai ti trovo qua? E allora ve la facciamo pure noi. Io come mi trovo qua? Mica ci ho fatto un progetto. Io sono il 92, sono andato a vivere in campagna. Il 97 c'era il capo artigiano della Prologo, mi ha chiesto che aveva bisogno di un po' di aiuto. E allora non ci sono stati problemi. Siamo andati, mentre si lavorava con lui, si è fatto la festa in questo contesto, visto che i turisti arrivavano dopo le 11:30, dopo le 11. E allora l'hai presa a soddisfazione, sono dal 97 qua. Quattro città cinesi espongono questo progetto, la libertà è dentro di noi. Questo invece è Vito Coppola di Eboli. Vito Coppola pure fa parecchie esposizioni in giro di foto. Che c'è qualche giorno che ti hanno scattato 5-6, dire poco, 5-6 mila fotografie. Queste macchine che non ci sono, che scaricano fotografie a non venire. Allora Rocigno nasce circa nel 1000, ma non che nasce come paese. Un monaco benedettino, dopo il 1000 insomma, un monaco benedettino ha fatto un piccolo convento. E sente che questo territorio prima era di Corleto Monforte, e allora questi transumatori mattina e sera si sono incominciati a fare dei ricoveri intorno a questo piccolo convento, fino a che nel 1515 questi si sono voluti staccare da Corleto e hanno fatto Rocigno, ma sino prima questo non esisteva proprio. È andato avanti che fine 800, i primi 900 l'hanno inserito nei paesi franosi, ma qua la frana non c'è mai stata, qua c'è stato, c'è un dissesto territoriale. Poi c'era, parlando dell'inizio del paese, che erano fatiscente, insomma c'erano ricovere, poi c'era una zona malarica, venne inserito nei paesi franosi con una legge nazionale, 1902-1908. Quella zona bassa e di fare direttamente un perimetro nuovo. Così dal 1908 al 64 sono saliti sopra 600 abitanti e qui insomma il 64 era il paese, era tutto utilizzato, hanno dato il secondo sgombero e allora qui sono rimasti 3 abusivi che non se ne hanno avuto mai, insomma, anche che l'ultima la portavano sopra, poi dice inutile che mi hanno portato in coppa perché io ritorno sempre a banco. E così è stato. Sono morti qua, per esempio, nel fine 2000, hanno venuto a girare delle parti di Soldati di Pace, quando hanno girato dei film, delle parti. E a questo Soldati di Pace hanno fatto la scenografia, insomma, sono state 12 giorni. A fare questa, tra 9 giorni di scenografia e 3 giorni di ripresa. Allora io ci pigliate un po', facevo il guardiano notturno qua sopra,
Io vi sto senza manca una lira, ti hanno consegnato 1,5 milioni di lire. E ti portavano ogni giorno a mangiare al ristorante, il coordinatore di tutto. E nel frattempo poi hanno girato, insomma io non ho preso parte, ho fatto solo il guardiano e tutto. Ho preso parte a questo Radio West, il secondo, nel 2002, che ho preso 200 euro e era, diciamo, giovane regista alla ribalta. Io ho fatto una specie di capovillaggio in questo contesto. L'unico che parla di origine di Rocigno. Ah, e questo è uno scoop. E allora, lui ci avevano quel palazzo là. Dove ci sono questi barbacani, sì, automaticamente il palazzo Gasparri. Poi più avanti c'era il palazzo Palmieri. Il palazzo più grande, però, come contenuto di persone, era questo qua, che erano i Saier e Sciniti, che venivano questo poi il paese, i proprietari sono multietnici, cioè sono venuti da fuori a comprarsi un pezzo di territorio. E sono questo agglomerato, poi ci sono i Risi, i Lombardi, altro Palmieri, poi c'erano i Cestari, insomma qua erano 11-12 famiglie che si comprendevano questo piccolo territorio. Io faccio cucinate patate. Ah, questa è la vostra cucina, no? Io cucino a fuoco. Poi ho fatto un po' di misto qua, un minestrone, asparagi, alici. Ma si trovano ancora gli asparagi? Come? Qualcuno mi stanno già spiegato ormai. Hanno cominciato a uscire molto molto presto. Cioè, si è sballato tutto. Qua ci vediamo un po' di soppressato. Salsicce. che arriva materiale, tutte patate. Materiale ce ne sta un bel po'. Questo è il film che mi ha pigliato parte, eh? Questo è il fiocco di neve. Qua per esempio ci sono le cartoline che vengono, fotografie che vengono dal Brasile. C'è un po' di tutto il pianeta. Incredibile. C'è un dottore portò una grimaliera di pipella. E le usate? Sì, ogni giorno cambiamo cose, vedi che qua tutto il materiale che arriva da tutto il mondo. Questo per esempio, conosce sul giornale? National Geographic, come? Ecco. Sì, allora, sì, ma voi siete famosissimi, non scherziamo. Questo per esempio sono foto che quando ho fatto la navigata 11 anni fa. Qua per esempio quando Croce Svizzera, questa è una di Berlino, televisione primo canale. Cato vanno le cartoline da tutte le parti del. Questo per esempio, vedi, vengono dalla Amsterdam. Queste sono belle. Questo va, ti hanno mandato pure lo spinello però, eh? Aspini? E vabbè, quello là, ancora si fa. Allora. Questo per esempio, vedi, è sempre l'Expo Cina, che stavo mandando a uno che venne, un pittore fotografo di Firenze. Lui ha fatto questi poster qua. Questi invece sono su Photobox, una rivista di Londra. Troverò un motivo per spiegare a tutti che è giusto rinunciare a avere te. La solitudine mi soffoca, la confusione l'ultima bugia. Mi inventerò una scusa per salire su da te, convincerti che il mondo siamo noi.
il tuo silenzio. In dovrebbe arrivare quelle che fumavano gli indiani. Calumè. Anna Brumese dovrebbe arrivare. Noi vi ringraziamo della testimonianza e sicuramente vi veniamo a trovare la prossima. Vediamo prossimamente su questo grande schermo. E vi portiamo la sacchetta per i gatti. Per i gatti. Salutateci i gatti, grazie. Arrivederci.